scoprire come delle associazioni che noi conosciamo e che magari non si conoscono apertamente vengano premiate per la ricerca. Chiamiamo qui come premio Formica d'Oro Alberto Valentini l'associazione Issas Onlus. Sta salendo la professoressa Elvira Falbo, direttore di Issas, che ringraziamo per essere venuta a salutarci e a ritirare questo premio che le ha consegnato. Prego, come sta professoressa? Sono felice di incontrarla di nuovo, visto che ci conosciamo. Molto lieta. La Issas cosa fa, professoressa? Dica apertamente lei, che è da tanti anni la fondata. Sono 32 anni che viviamo, facciamo formazione professionale, ma una serie di altre attività come consultorio familiare, dove lavoriamo sulla coppia, sulla famiglia, sulla mediazione familiare. Abbiamo un'università della terza età, facciamo ricerca e pubblichiamo sulla nostra rivista Nuovo Sviluppo, che ormai è presente da 17 anni con 2 numeri annuali, una rivista semestrale, una rivista scientifica. E poi continuiamo a lavorare nell'ambito della formazione con dei corsi anche periodici accreditati ai vari ordini per la formazione permanente. Grazie. Professoressa, abilitato il premio Formica d'Oro per la ricerca, l'associazione Issas Onlus. Sì, non è che siamo professionisti di queste attività, quindi facciamo altro. Prendo la parola per dire che il 15 di luglio dell'anno scorso il Forum del Terzo Settore ha approvato la Carta dei Valori. La Carta dei Valori è il punto di riferimento ideale, sicuramente avete visto prima che scorrevano delle immagini che stavano a spiegare quali erano i punti di riferimento, e la Carta dei Valori, avrei voluto consegnarla ma adesso gliela portiamo lo stesso, alla professoressa Falbo, perché insieme al premio chiediamo che la carta venga assunta anche dalle associazioni che aderiscono, perché è un punto di riferimento. Adesso poi di questo ne parleremo ancora meglio dopo. Ecco, vorrei sul palco Giulia.